Teatro Pirandello gremito in ogni ordine e posto per la venuta del presidente del Senato Pietro Grasso, che ha presentato la sua ultima fatica letteraria dal titolo Storie di sangue, nemici e fantasmi, ad accogliere le massime autorità civili e militari con in testa il prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Ma innanzitutto la seconda carica dello Stato è sempre una presenza che ha un suo fascino e una sua autorevolezza. In secondo luogo, chi oggi ricopre questa seconda carica dello Stato ha in prima persona gestito le attività sia di carattere giudiziario sia di carattere processuale nelle aule di giustizia, ha lavorato a fianco a Falcone e Borsellino. Quindi una persona assolutamente credo che abbia un carisma e un'autorevolezza proprio personale. Proprio in relazione a queste caratteristiche abbiamo pensato di invitare, d'intesa con l'amministrazione comunale, far partecipare il maggior numero possibile di ragazzi a questo incontro, d'intesa anche con il provveditorato agli studi, perché penso che il contenuto e il messaggio di questo libro debba essere porto proprio ai ragazzi, alle nuove generazioni. A fare gli onori di casa il sindaco Lillo Firetto, che sul palco ha portato il saluto della città, ponendogli anche delle domande che hanno offerto spunti interessanti al dibattito. Questa provincia, Palma, Porto Empedocle nel 1986 subisce quella ignominiosa strage di mafia che vede per un pelo salvo l'amico Andrea Camilleri e la moglie. Erano entrati in quel bar albanese per una birra e impazzò la strage che determinò anche la morte, oltre che di mafiosi, di un giovane che si trovava lì con la fidanzata, vittima innocente di quella strage. A leggere le toccanti lettere di Grasso ai giudici Falcone e Borsellino, tratte dal suo libro e da lui interpretate, il direttore artistico del teatro Sebastiano Lo Monaco. Diciamo che io interpreto i testi scritti da Piero Grasso dal 2010 per Non morire di mafia, dopo il silenzio, quindi c'è un rapporto di amicizia e un rapporto professionale. Ho portato la sua storia umana e la sua vita professionale in teatro, diciamo dando, amplificando con la voce del teatro quella che era la pagina scritta. Grasso ha voluto dedicare il libro ai giovani che sono nati dopo l'anno delle stragi, il 92, per dare loro una memoria storica di ciò che furono le stragi ordinate ed eseguite dalla cupola mafiosa di Riina e Provenzano, e che lui stesso fu designato vittima della mafia allorquando ogni settimana andava a trovare la suocera inferma a Monreale e avevano deciso di mettere della dinamite nel tombino vicino alla strada che abitualmente lui faceva. L'ex magistrato ha anche effettuato un attento e personale racconto di ciò che fu la sua vita allorquando iniziò come pretore a Barrafranca, un piccolo centro dell'entroterra siciliano dove l'acqua arrivava ogni settimana, e che fu successivamente chialato dall'allora presidente del Tribunale di Palermo come giudice nel maxi processo alla mafia, e dei tempi in cui fu chiamato anche a Roma da Falcone per collaborarlo, e che poi invece fu barbaramente ucciso dal tritolo palermitano. Dai vari mutamenti della mafia che voleva condizionare la politica del paese, minacciando anche di far saltare le postazioni RAE di Sacchi Salubra, il metodo di Falcone e di Grasso era quello di cercare dalla realtà le risposte ai problemi che si presentavano. Riina aveva anche mandato un comando di mafiosi, tra cui Messina Denaro e Brusca, a Roma per fare fuori Falcone, che allora era direttore degli affari penali al Ministero di Giustizia. A moderare il dibattito il giornalista Salvo Palazzolo, anche lui minacciato dalla morte più volte da mafiosi palermitani. Grasso, prima della venuta al Teatro Pirandello, ha voluto rendere omaggio anche alla stele di Libatino sull'ex strada statale 640. Il libro contiene anche una prefazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Falcone, ritorniamo al discorso di prima, secondo Riina doveva essere ucciso in quanto nemico di Cosa Nostra e doveva essere ucciso a Roma. Arrivato a un certo punto, vengono richiamati a Palermo e Riina ci riferisce letteralmente il collaboratore Sinacori, gli dice: tornate, abbiamo trovato cose più importanti, abbiamo trovato di meglio qui. Cosa hanno trovato di meglio?
riempire di 500 kg di esplosivo un'autostrada per una strage che è diventato un evento mediatico mondiale, che ha fatto parlare di sé i giornali di tutto il mondo, e certamente l'effetto ai fini della uccisione del giudice certamente è stato lo stesso. Ma io ancora oggi vorrei che Rina potesse rispondere a questa domanda: perché